Secondo il World Economic Forum, la quarta rivoluzione industriale è già in corso. Si pensa che il 65% di chi oggi entra nel mondo della scuola ricoprerà un domani ruoli e professioni ad oggi sconosciuti. Sono Nicoletta Botti, psicologa del lavoro e Senior Account Manager in Juntive Psychometrics. E oggi vi parlerò di mindset digitale. C'è una sottile linea di demarcazione tra chi è nato immerso nel mondo digitale e chi il digitale invece lo ha incontrato nel corso della propria vita. Sappiamo che le nuove generazioni hanno una naturale predisposizione all'utilizzo degli strumenti digitali e questo si chiama mindset digitale. È la predisposizione di un individuo ad accogliere la trasformazione tecnologica, a farla propria e ad interpretare il mondo attraverso questa lente. La mentalità digitale rappresenta la predisposizione emotiva, cognitiva, motivazionale delle persone ad accogliere o meno l'evoluzione digitale, a farla propria, a farla diventare quotidianità e normalità. Diventano quindi sempre più importanti anche in ambito organizzativo quelle competenze trasversali che consentono ad un individuo di apprendere, di collaborare, di migliorare all'interno di contesti in continua evoluzione, utilizzando la tecnologia come parte integrante del proprio modo di essere e di agire. L'attributo digitale, inteso come orientamento mentale e cognitivo, col passare del tempo andrà scomparendo. Il mindset digitale sarà così radicato che non avrà più alcun senso identificarlo nelle persone. Siamo però ancora lontani da questo. Allo stato attuale delle cose, è giusto ed auspicabile che le organizzazioni misurino e sviluppino il mindset digitale delle proprie persone. In questo momento storico è di fondamentale importanza stimolare nelle persone la capacità di abbracciare e non subire il cambiamento.